È sicuramente la capacità del saper fare unita alla creatività e all'innovazione ad incantare gli acquirenti e i giornalisti internazionali che intervengono ogni giorno agli eventi marchigiani. È il commento del vicepresidente e assessore allo sviluppo economico Mirko Carloni, da domenica in missione all'Expo di Dubai alla guida della delegazione istituzionale della regione. Possiamo dire senza ombra di dubbio, ha detto Carloni, che il brand scelto per rappresentarli, Marche Land of Excellence, è davvero adatto. Siamo una terra di eccellenze, è il momento di farlo sapere al mondo. La mattinata di ieri si è aperta con la presentazione delle soluzioni acustiche di Floema Group, con sede produttiva nella provincia di Pesaro Urbino, e che nel pomeriggio ha inaugurato proprio a Dubai un nuovo showroom. L'azienda ricerca con i suoi prodotti il comfort acustico, una specifica condizione psicofisica che attraverso il benessere del suono garantisce una migliore relazione dell'individuo con il luogo e l'attività che sta facendo. Portavoce di questo approccio il pannello di fono tamburato che assorbe i rumori interni e isola quelli esterni, permettendo un benessere acustico necessario per godere di un'esperienza immersiva. A questi eventi abbiamo cercato di raccontare quello che facciamo con tanta passione tutti i giorni, cercando di prendere e salvare quello che mio nonno ha creato nel passato e di portarlo nel futuro dell'interior design, dove il design si deve connettere alla funzione. Negli scorsi mesi abbiamo spostato la sede a Roma, ma la produzione rimane nelle Marche, a Sasso Corvaro, un piccolo paese, dove più di 50 anni fa l'azienda è stata fondata. Roma deve candidarsi a gestire Expo 2030 perché abbiamo tutte le carte in regola per portare la bellezza, la sua bellezza in giro per il mondo e raccontarla come sappiamo fare noi italiani. E soprattutto dopo il fashion e il food è il turno del furniture. L'interior design sarà il futuro e noi dobbiamo come Italia sfruttare questa grande occasione che abbiamo per raccontare le nostre eccellenze nel mondo. Quindi grazie ancora alla Regione Marche per averci supportato e per averci fatto raccontare questa bellissima storia. Soddisfatta anche Stefania Mariani, amministratore delegato di Diateva SRL, che ha presentato l'azienda con sede a Fano specializzata in ricerca, sviluppo e produzione di soluzioni innovative nella battaglia contro i virus animali. Si occupa di biotecnologie. Sono molto contenta e ringrazio la Regione Marche per avermi invitato qua oggi in questo importante evento Parallel Pandemics per discutere quelle che sono le innovazioni in campo biotecnologico per la detection dei virus che soprattutto in questo momento coinvolgono, come la peste suina, il mondo animale. Fare early detection è importantissimo per uno dei goal di questo Expo, il goal che riguarda il mantenimento della nostra salute. Ha debuttato sul palcoscenico di Expo Dubai anche il nuovo catamarano Widercat 92, un capolavoro made in Marche, disegnato dalla matita di Luca Dini. È lungo 28 metri e largo 12. Il sistema propulsivo garantisce una velocità di navigazione fino a 15 nodi, mentre l'energia prodotta da 170 pannelli solari a bordo viene immagazzinata nella batteria è usata nelle ore notturne. Sotto coperta due cabine VIP con accesso diretto al Beach Club con due piattaforme apribili. L'imbarcazione di lusso entrerà a far parte della produzione in semiserie della Wider all'insegna del design, della sostenibilità e della tecnologia.